Bentrovati a questa nuova edizione del TG Puglia. Presentata martedì 4 febbraio nella sede della Regione Puglia dall'assessore Guglielmo Minervini e il governatore Vendola, la delibera che approva il piano triennale anticorruzione. Sono state illustrate insieme al responsabile anticorruzione Vittorio Trigiani e alla direttrice d'area d'organizzazione Domenica Gatulli le linee guida del piano, comodamente consultabile sul sito istituzionale della Regione Puglia. Convocando questa conferenza, ha detto Minervini, non sapevamo della pubblicazione del rapporto dell'Unione Europea sui costi della corruzione nel nostro paese, che incide in maniera abnorme sul fatturato delle imprese. Il nostro governo regionale ha deciso di andare in controtendenza senza adempimenti burocratici, ma per riannodare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Il piano triennale, ha aggiunto, è uno strumento per razionalizzare i procedimenti amministrativi, censirli e pesarli in modo da classificarli secondo il rischio. Il lavoro è stato enorme perché è stato necessario ricostruire i passaggi degli iter, trovando i responsabili per stabilire priorità e rischi. Siamo all'inizio di un percorso che non sarà semplice, perché è più facile reprimere un reato che cambiare mentalità. È più facile denunciare un fenomeno corruttivo che individuarne le radici culturali in un modello di organizzazione del lavoro. Ma questa è esattamente la sfida che abbiamo di fronte. Così il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Noi dovevamo, diciamo, compiere atti che sono previsti normativamente, che riguardano l'adeguamento della Regione Puglia, credo che è un'incombenza che riguarda tutte le regioni d'Italia, alle normative anticorruzione. Abbiamo evitato di farlo in maniera burocratica, di affastellare, diciamo, norme e regolamenti in maniera un po' sbrigativa. E abbiamo invece deciso di aprire un processo che possa portare a un cambiamento radicale nel rapporto tra questa istituzione fondamentale e i cittadini pugliesi. E allora l'anticorruzione per noi è l'occasione per riflettere e cambiare i modelli organizzativi di questa pubblica amministrazione. Introduce, diciamo così, la rottura delle barriere che impediscono una relazione tra i tanti segmenti, tra i tanti settori dell'amministrazione regionale, perché nella polverizzazione, nella segmentazione dei procedimenti amministrativi si determinano tanti varchi per l'ingresso di dinamiche corruttive. Noi mettiamo noi stessi questa macchina, la sua burocrazia, di fronte a uno specchio e vediamo tutto quello che non va bene. Per esempio, non va bene quando si diventa, a un livello molto alto dell'amministrazione, si diventa quasi proprietari privati di tutto il sapere di quel comparto, no? Quando si possiede il software e la password e nessun altro ha quasi l'accesso a quel segmento di vita pubblica. Noi vogliamo rompere questa separatezza, vogliamo illuminare e che i cittadini attimo per attimo possano guardare dentro ogni cassetto di ogni scrivania, di ogni ufficio della Regione Puglia. Questo mettiamo in moto, è un processo di cambiamento della cultura, della mentalità, dell'organizzazione del lavoro, che può sia gratificare tutte le persone per bene che lavorano in regione, sia aiutare i cittadini a sentirsi proprietari di questo ente e non a viverlo con inimicizia. Un lavoro collegiale straordinario. Secondo me è una rivoluzione, perché se pensate che solo qualche anno fa il principio della pubblica amministrazione era fondato sul segreto, oggi invece rovesciamo la piramide, diciamo che il principio di funzionamento della pubblica amministrazione è la trasparenza, lo sguardo dei cittadini è una rivoluzione. E la trasparenza l'avevamo già guadagnata dal 2008, adesso abbiamo fatto un salto enorme in avanti, nel senso che il 90% delle attività dell'amministrazione regionale è pubblica, è online, è sul web, il che significa non abbiamo nulla da nascondere. È un messaggio potente che riconquista la fiducia dei cittadini pugliesi. Da segnalare che sulla questione il consigliere regionale Fabiano Amati ha diramato un comunicato nel quale afferma che a suo parere nel provvedimento manca il cuore della disciplina, la rotazione dei dirigenti, e che a questo punto toccherà al consiglio regionale supplire alle mancanze e timidezze della giunta sul piano anticorruzione. È arrivata prontamente la risposta dell'assessore Minervini, che ha replicato all'ex assessore e collega nella giunta Vendola dicendo:
Amati prende fischi per fiaschi ancora una volta. Scambia il piano anticorruzione per il piano di epurazione dei dirigenti regionali. Se usasse una lettura più pacata e attenta, capirebbe che nel piano il principio di rotazione dei dirigenti è una delle leve per i consolidamenti del tessuto di legalità e che, essendo una leva di straordinaria delicatezza per l'impatto che ha, va usata con intelligenza e cura. Per questo il piano indica i principi e rinvia ad uno specifico regolamento la definizione dei criteri di rotazione. Saremo a vedere il susseguirsi degli avvenimenti. Commessano discarica Martucci. Si è tenuta il 3 febbraio nella sede del Partito Socialista la conferenza stampa convocata dai comitati e dal Partito Socialista locale per discutere le strategie da adottare all'indomani della notizia dell'approvazione da parte del governo dell'ordine del giorno proposto dal Foggiano Di Gioia e sostenuto dal Campano Di Lello, entrambi parlamentari socialisti. L'ordine del giorno impegna il governo a convocare in primis, nell'ambito delle proprie competenze, un tavolo tra tutte le parti istituzionali coinvolte per trovare una soluzione condivisa a salvaguardia del territorio e delle popolazioni locali, di inserire, stando oltretutto, i risultati sin qui raggiunti dalle verifiche effettuate dalle forze dell'ordine su preciso mandato della Procura di Bari, di accertare d'intesa con gli enti territoriali interessati gli eventuali danni nei confronti dei prodotti agroalimentari nelle aree contigue alla discarica e come si intenda nel caso intervenire per mettere in sicurezza tutto il territorio interessato, di effettuare attraverso l'Istituto Superiore di Sanità un'indagine epidemiologica aggiornata sugli eventuali effetti nocivi della discarica sulla salute dei cittadini che denunciano il forte e ingiustificato aumento di patologie gravi nel corso degli anni tra le popolazioni locali, di effettuare uno screening nel raggio di almeno 15 km per verificare l'inquinamento delle falde acquifere e per verificare eventuali depositi di sostanze tossiche nocive abusivamente stoccate. Ascoltiamo le dichiarazioni dei presenti alla conferenza stampa. Allora, consigliere, ottimo risultato, però non finale. Un obiettivo raggiunto anche grazie al lavoro fatto della collettività. Ma non c'è dubbio, come ho detto prima in conferenza, questo è un risultato che noi vogliamo amplificare perché la collettività del territorio deve sapere che quando ci si impegna tutti insieme in una unica direzione i risultati arrivano, quindi diciamo è più che altro per comunicare al territorio che si è raggiunto questo piccolo risultato, ma che adesso dobbiamo triplicare l'impegno e l'attenzione sui politici di riferimento, ognuno nei rispettivi contenitori politici, nei propri partiti, per far sì che poi ci sia l'adempimento a quanto assunto dal governo. Però oggettivamente diciamo un risultato, io direi eccellente da questo punto di vista, perché ricevere la stessa tutela che si intende dare alla terra dei fuochi vuol dire che da oggi in poi diciamo per la Puglia ci sarà uno sguardo diverso da questo punto di vista. I nostri parlamentari socialisti sanno perfettamente che per un partito come il nostro c'è poco da mercanteggiare. Come hanno capito poi tra l'altro la gravità di quello che si stava verificando e il grido di dolore del territorio che da più parti, in più lingue, ha cercato di far capire qual era il danno grave, gravissimo che si stava procurando non solo alle generazioni presenti ma a quelli che verranno. A quelle che verranno. È chiaro che da persone di buon senso, quali sono Lello Di Gioia e Marco Di Lello, che ovviamente io conosco personalmente e che quindi ringrazio a livello innanzitutto personale, è chiaro che non si poteva fare diversamente. Cito solo un piccolo aneddoto. Io quando ho mandato il messaggio di ringraziamento ad entrambi, mi hanno risposto: per noi tutto questo è la normalità. Allora, questa conferenza per dare eco a quello che si sta facendo, naturalmente sono 5 gli impegni che, gli onorevoli del Partito Socialista hanno portato avanti, quindi un buon risultato? Direi ottimo, però come vi dicevo già prima durante la conferenza stampa, è un risultato che se non completato con altre attività e con altri impegni potrebbe risultare fino a se stesso e anche dannoso. Mi riferisco soprattutto agli atti di bonifica.
Va bene il monitoraggio, va bene l'attenzione al prodotto agroalimentare, quindi alla condizione di inquinamento del prodotto, va bene la verifica delle falde acquifere. Nel momento in cui si parla di bonifica, dobbiamo monitorare l'attività di bonifica affinché questa venga fatta realmente e soprattutto non venga affidata a ditte magari conniventi con ditte che in questo momento sono indagate. Quindi l'atto prevede comunque una lavorazione più completa. Gli onorevoli stanno facendo anche un lavoro per quanto riguarda la trasformazione del disastro ambientale da puro reato sanzionato e quindi con piccolissime, leggerissime sanzioni ad un reato vero e proprio con pene un po' più pesanti, come giusto che sia, perché parliamo di emergenza che non è soltanto ambientale ma è anche di salute, riguardante la salute, e anche un'emergenza puramente economica. Quindi diciamo che quando si parla di disastro ambientale non si parla soltanto di un problema legato al territorio, quindi all'ambiente, ma molto più vasto, che riguarda la salute dei cittadini, l'economia dei cittadini e quindi anche il futuro di quel territorio. Questo è un primo passo naturalmente verso quello che è l'obiettivo finale, innanzitutto l'accertamento delle responsabilità da parte della magistratura che sta facendo il suo corso. In secondo luogo poi ci sono i compiti della politica. Noi come Partito Socialista abbiamo più volte fatto sentire la nostra voce comunicando quelle che sono le nostre istanze anche agli onorevoli Di Lello e Di Gioia, che hanno fatto, possiamo dirle, egregiamente il loro lavoro, in particolar modo tuttavia presentando al governo quella che è la problematica della discarica Martucci, facendo sì che possa essere estesa la disciplina prevista nel decreto legge 136 per Taranto e quindi l'Ilva e per la Terra dei Fuochi anche alla discarica della discarica Martucci. Quindi l'orizzonte è quello poi di arrivare ad un'eventuale chiusura della discarica con relativa bonifica del territorio, in modo tale poi da salvaguardare quella che è la bellezza del nostro territorio, un territorio che sicuramente grida vendetta oggi più che mai. Grazie. Allora Presidente, grande soddisfazione e naturalmente in prospettiva ci sono anche buone notizie. Beh, io non parlerei di soddisfazione, perché la nostra soddisfazione è quella di aver colto il risultato finale. Oggi è un passettino in avanti, sicuramente un ulteriore passo in avanti, sicuramente un ulteriore punto di ripartenza, ma non il risultato finale. Quello che agogniamo e che inseguiamo da tempo è la sicurezza dei cittadini, perché prima di tutto quello, e la chiusura definitiva di ogni attività, perché continuare a dire che le attività oggi sono a impatto inferiore rispetto al passato e non tener conto che l'impatto fin oggi accumulato è tale da non consentire più neanche un grammo di altro malessere, è la cosa che più ci interessa. Da questo punto di vista certamente noi abbiamo fatto un passo che ulteriore, e questo ci sprona a fare ancora di più. Non ci farà allentare certamente la nostra morsa rispetto alle situazioni che andiamo inseguendo da tempo. Grazie Presidente.